Il focus della giornata con te, Pietro, riguarda due titoli bancari, conosciuti. Adesso ti faccio vedere per darti la parola. Intanto vedete di cosa vogliamo parlare. Unicredit e Intesa, prede o trappole. Andiamo su Trend Online che apre proprio su questi due titoli, così almeno abbiamo degli elementi in più. A parte si mette al centro dell'attenzione il FTSE MIB, ci si chiede se siano in arrivo nuove vendite, meglio Unicredit o Intesa. Allora vi invito a leggere questo pezzo che è molto interessante. Se scorrete arriviamo al senso, diciamo all'andamento dei due titoli. Unicredit è stato il peggiore del FTSE MIB venerdì scorso, è rimasto a galla Intesa San Paolo. Cosa si può dire di questi due titoli? E naturalmente la premessa è che Unicredit, come tutto il comparto bancario italiano, è stato vittima di un crollo bellico, si definisce così, fa sorridere, ma insomma è vero, perché è circa il 50%, con un recente doppio minimo e presente tentativo di rimbalzo in versione, con un ostacolo di un'importante resistenza giornaliera che lo fa rimanere di fatto in un trend laterale ribassista, proprio come il nostro indice, l'indice principale, il FTSE MIB. Allora partiamo da qui con questi due titoli in focus. Pietro, prede o trappole? In questo momento, premesso che ho sentito parlare di crollo da guerra, per un bellico, sì, ci può anche stare. Unicredit è molto, molto esposta nell'area dell'est Europa, quindi indirettamente sicuramente ha subito un attimino le problematiche derivanti dalla guerra in Ucraina. Per il resto mi sembra che sia venuto giù tutto il mondo, quindi non mi sembra particolarmente da evidenziare la situazione specifica di Unicredit, Intesa o quant'altro. Sono titoli e strumenti finanziari, sta venendo, ripeto, giù tutto, e quindi vengono giù anche loro. C'è molto di peggio, fra virgolette. Però lo stato attuale, parlando in termini squisitamente, guardando evidentemente lo scenario grafico, perché la mia è come sempre un approfondimento squisitamente tecnico-grafico. Non lo vediamo, Pietro, se puoi attivare, non so se c'è qualche problema, così ti seguiamo. In realtà ho già condiviso lo schermo, però ci riprovo, perché va bene. Non vi arriva, vediamo se ci riusciamo in questo modo. Eccolo qua, dovreste vederlo adesso. Adesso sì, perfetto Pietro, ottimo. Grazie. Prego. Bene, quindi dicevo, dal punto di vista squisitamente tecnico-grafico, per me, e lo dico subito, sono delle potenziali prede. È ovvio che non mi riferisco a un posizionamento in questo caso da trading range, ma il giudizio che voglio condividere con voi è questo. Questo è il grafico di Intesa San Paolo con candele settimanali, e la due settimane fa, o meglio una settimana e mezzo fa, quando c'è stata la fase più cruda della discesa di Milano, coincidente evidentemente con la crisi di governo, se ci fate caso, Intesa, in maniera casuale per alcuni, logica per quanto mi riguarda, è andata a testare con impressionante precisione il terzo punto di contatto di una trend line di supporto che la sostiene dal 2000 in poi. E quindi mi sono interrogato, al di là chiaramente dei rumors del momento e al di là di valutazioni macroeconomiche che non mi competono e non mi spettano, mi sono interrogato se in termini di rischi rendimento Intesa fosse da tenere in portafoglio. La risposta è stata sì, perché se io oggi, come ho fatto peraltro, inserisco Intesa nel mio portafoglio, posso utilizzare uno stop molto stretto e viceversa, pur ipotizzando riprese non stellari, il rapporto rischio rendimento mi sembra particolarmente esaltante. Quindi magari non per il trading, perché in un'ottica di trading è importante il timing, e il timing non è certamente oggi, andava comprata appunto due settimane fa sulla massima dinamica della crisi di governo, e mi rendo conto che anche psicologicamente non fosse facile farlo, solo chi si fida dell'analisi tecnica come me lo avrebbe fatto e lo ha fatto. Quindi in trading probabilmente è un po' tardivo, in un'ottica di portafoglio, fino a quando Intesa mantiene i minimi della passata settimana, non vedo assolutamente alcun motivo logico per venderle. Quindi per me in quest'area è un buy. Passando a Unicredit, sì, lo scenario è molto simile. Anche in questo caso l'analisi è basata semplicemente su una trend line supportiva. È sorprendente anche in questo caso, come il mercato, peraltro in questo caso i test di contatto sono 4, durante la crisi economica abbia testato millimetricamente questo livello di supporto, e da lì, come potete vedere, per qualche ora si sta innescando un moderato rimbalzo. Anche in questo caso va fatta una distinzione in termini di trading barra speculazione, timing is all, quindi andava comprato il touch,
In termini di portafoglio, trovo assolutamente poco intelligente vendere UniCredit in questo momento o addirittura non comprarle, perché anche in questo caso, in termini di rischio e rendimento, il delta è particolarmente favorevole. Quindi il mercato ci regala una caratterizzazione di questi due simboli molto semplice e molto facile da interpretare. Finché si mantengono al di sopra dei minimi della passata settimana, sulla debolezza vanno comprati con convinzione. Ove evidentemente quei minimi venissero violati, abbandonare ogni velleità rialzista, e non dico mettersi a ribasso, ma potrebbe anche essere una buona idea. Ma fino ad allora, quindi fino a quando i minimi da crisi di governo reggono, per me vanno tenute in portafoglio con una moderata fiducia.